Salve a tutti amici, benvenuti in una nuova puntata di Misteri da Cacciare. Siamo alle pendici di un monte in un monastero abbandonato risalente alla metà del 1400. Ci hanno detto che qua c'è un ossario nei sotterranei e noi adesso andremo a controllare, faremo un'indagine, chissà se delle antiche energie presenti in questo posto vorranno mettersi in comunicazione con noi. Lo scopriremo. Qui con noi ci sono i ragazzi del TPE, ovviamente anche loro faranno la loro indagine qua con me e vedrete il loro video poi nel loro canale, linkato qua in descrizione. Venite con noi. Qualcuno che vorrebbe parlare con noi. Le candele che abbiamo messo? Vabbè, magari sarà un po' di vento. No, certo. Diciamo che già sentivamo dei rumori, perché qua intorno a noi c'è il bosco e ci sono degli animali, quindi se sentite dei rumori potrebbe essere sia la natura che gli animali. Guarda! Che sfarfallo! Non si vede. Beh, ma sono anche i buoni. Comunque siamo immersi totalmente nel verde. È più di questo. C'è qualche frate qui con me in questa chiesa? Almeno quello che ne rimane? Se c'è qualche presenza potete avvicinarvi agli strumenti? Non li posso solo attivare. Si è illuminato. È illuminato? Sì. Ho fatto una tacca. Potete avvicinarvi ai nostri strumenti? Qua, una tacca. Non ha suonato. No, perché una tacca non suona. Suona quando arriva così in fondo. C'è qualche frate qui con me, eh? Sappiamo che avete molta energia per comunicare. Durante il sopralluogo abbiamo sentito delle voci. Sentito rumore, ho sentito rumore. Zitto, zitto, c'è ancora. Sei te a camminare? Se mi puoi fare un favore, guarda, abbiamo messo degli strumenti lì sull'altare. Dove ci sono le candele. Esatto. Se ti avvicini lì, lo strumento si illuminerà. O casomai, se riesci, prova a spengere una candela. Metto a fuoco. Perché c'è un po' di luce in fondo. Se c'è qualcuno che in questo momento è qui intorno a noi, può avvicinarsi a noi per cercare di interagire. Noi siamo qui per... Ho sentito qui. Qua, è come se si fosse sbriciolato qualcosa. Sì, intorno qua dietro. Sì. Sì, come se qualcuno avesse strusciato la parete. Sì, esatto. Qua, sì. Potete rifare quel rumore? Puoi strusciare di nuovo la parete, per favore? Qui c'è un uomo, vero?
Prima ho sentito la tua voce. Magari è un prete. Sembrerebbe essere un posto tranquillo. Non so se sei venuto qui a fare anche dei risuali satanici. A me non ci percepisco negatività. Allora, di sicuro abbiamo trovato delle candele. Positive, ovviamente. Sì. Candele tipo da chiesa. Esatto, erano qui. Altro che quelle laggiù che abbiamo acceso. Esatto. Sono quelle laggiù. Giusto per fare un po' di illuminazione. Sì, un po' di luce non manca, non farebbe male. Fai attenzione. Sì, no, ti vedo. E ho sentito di nuovo un rumore, proveniente da là. Di là, però, in corridoio. Sì. Guarda la candela di sinistra che si sta affievolendo. La vedi? Comunque, sai cosa penso? Che c'è più attività nei corridoi di là che nella chiesa. È vero, sì. Non lo so, questa percezione qua. L'hai sentito? Una specie di lamento. Allora, innanzitutto siamo qui per non disturbare, siamo venuti in pace, nel rispetto del luogo, nel vostro rispetto, siamo qui solamente per parlare. Allora, se posso avvicinarmi all'altare, riuscite a farmi illuminare lo strumento? Confermando questa cosa? Devo avere delle risposte per capirlo. Riuscite a darmele, per favore? In qualche modo. Potete fare un verso forte? Questa non è musica. Ma questo è un canto. C'ho brividi. Di qua, Oh mio Dio. Cazzo. Ti. Cazzo, la cantilena è una donna? Sì. Oh mio Dio. Ma dove arriva? Vedi anche qua, c'è comunque in terra, c'è. Andiamo a vedere di là. Di qua o di là? Le candele sono spente. Qua non c'è corrente. Le candele sono spente. Ah, ragazzi, le candele che abbiamo posizionato sono spente. Assurdo. Allora, avevamo lasciato delle piccole candele. Abbiamo lasciato delle candele, una qua e una qua. Che però quella è sempre accesa. Quella è accesa ancora. A fare un pochettino di luce, perché sennò non vedevamo niente. Solo che il problema qual è? Che qua sotto c'è vento. Cioè, questo corridoio non arriva la corrente d'aria. Se c'è qualcuno, può avvicinarsi a me, per favore? Riesci a fare un rumore in fondo a questo pozzo? Puoi lanciare qualcosa? Sento dei passi qua nel corridoio. Sentite i passi? Sì. Ho sentito qualcosa anch'io adesso, mi sa. Nel corridoio qua. A 10. Provate a fare un rumore, per favore. Un forte rumore. Non per spaventarci, ma per farci capire dove siete.
Se c'è qualcuno in quest'ala del convento, può per favore fare un rumore? Per farci capire che comunque ci siete, non che stiamo parlando dal muro. Per favore. Queste scale probabilmente portavano sopra le camerate. Sicuro. Qua c'era la cucina, qua c'è il pozzo, quindi sono tutte cose collegate. Sì, sono inaccessibile. Probabilmente siamo nel punto dove c'erano le scale un tempo. Beh, puntala alla candela. Allora, si è illuminato al rosso l'RF. La candela è segna, sì. Perché non come può la spingere, essere perché è strano così. In che senso spingere? Perché la vuoi spingere? Così. Spegni la luce. Segnaccio, dici? No. Puoi avvicinarti allo strumento come prima? Qua? Accanto a questa candela spenta? Se vuoi comunicare puoi farlo. Ripetiamo che noi comunque non siamo qui per disturbare. Vogliamo solo un contatto, vogliamo solo parlare e diciamo capire chi c'è e perché siete qua. Ovviamente potete comunicare in qualsiasi modo, tranne usare la nostra energia. Abbiamo tanti strumenti, usate quella. Volendo anche con la vostra voce. Sì, sarebbe molto meglio. Qualcuno che prega? Sento qualcosa del tipo? Ho brividi, mi sento caldo addosso. Io ce l'ho avuti lì nell'angolo i brividi. Mi sento strano qua. Mano a mano, ho bisogno di qualcosa? No, sto bene, aspetta. Ok. Sei qui accanto a me? Nel dubbio anch'io, il K2. Sei qui accanto a me? No, mi sento carico, concentrato. A livello insomma di tensione, però mi sento dalle spalle in giù debole, cioè mi sento scarico. Mi è successo anche a me prima della chiesa. Mi è successo anche a me prima della chiesa, però è durato 3 secondi. Io non vorrei, però qui già meglio, lì mi sentivo strano. Quello è l'ingresso sotterraneo. Noi teoricamente dovremmo passare da quella porta per poi scendere sotto. Lo metto andando in un'altra stanza. Sì, nell'altra stanza, che è quella laggiù. C'è qualcuno qui con noi?